Allora, se sentite, noi iniziamo, abbiamo aspettato i 10 minuti canonici giusto per far affluire un po' più di persone all'interno della nostra chiesa di San Leonardo. Buonasera a tutti, ci ritroviamo come ogni anno con questo appuntamento che ormai è diventato di consuetudine a Quaria Volturno e quindi con la presentazione del volume del nostro caro concittadino e collega giornalista Giuseppe Tacchioli. Quest'anno il titolo del libro è Riflessioni, riflessioni delle quali parlavamo prima, come si dice, si suol dire a microfoni spenti, con il caro Giuseppe, riflessioni fatte ed attuate soprattutto nel periodo del lockdown. Ecco, allora saluto tutti i relatori di questo tavolo, il parroco di Quaria Volturno, Don Vincenzo Frino, il sindaco Emilio Incollingo, Marisa Ranieri che è rappresentanza del gruppo Made in Colli e naturalmente l'autore del volume Riflessioni, Giuseppe Tacchioli, a quale farei un bel applauso di incoraggiamento per iniziare questa presentazione. Ringraziamo poi naturalmente tutti i partecipanti. Giuseppe, quest'anno abbiamo cambiato location, la nostra chiesa di San Leonardo che grazie a Don Vincenzo è stata anche abbellita per questo bel tavolo che abbiamo realizzato. Riflessioni, Giuseppe, presentaci un po' questo libro. Allora, intanto devo dire che mi sento a casa non solo perché sono collese, ma anche perché appartengo alla pastorale Madonna delle Lacrime di Treviglio e sono nella giunta, quindi penso di giocare in casa, come pure giocare in casa significa che il ricavato che originariamente avevo, e c'è scritto anche sul libro, che andava alla Caritas Madonna delle Lacrime di Treviglio e Castelrozzone, ho deciso, visto i lavori che Don Vincenzo ha approntato e sta portando avanti, metà del ricavato lasciarlo a Don Vincenzo per i lavori che lui sta facendo. Per quanto riguarda riflessioni, il titolo lo dice semplicemente, riflettere. L'ultimo anno è stato, almeno per noi, terribile, terrificante. E trovandosi in casa, non potendo uscire, vedendo gli amici che ci lasciavano, morivano, come io stamattina dicevo a qualcuno, morivano come le mosche. Treviglio, 31.000 abitanti, ha avuto circa 360 morti per Covid. Magari qualcuno aveva anche qualche altra patologia, però i morti sono stati tantissimi. E dico Treviglio che è stata lambita, non toccata direttamente, ma ci sono zone della Bergamasca dove una intera generazione è sparita. E quindi, stando a casa, si riflette. E quindi ho seguito l'istinto del cuore per mettere insieme queste poesie. Queste poesie poi non sono neanche la stragrande maggioranza in rima baciata, non c'è la rima ricercata, ma è solamente quello che uno sente dentro e lo butta fuori d'istinto, magari anche senza correggere. A proposito, questo io lo definisco a metri zero, non a chilometri zero, perché tu l'hai scritto, tu hai corretto, tu hai fatto la copertina, tu hai fatto i file, tu sei andato in stampa e buonanotte. A proposito, i disegni che sono contenuti nell'interno sono stati donati da mia nuora, che è una brava disegnatrice, pittrice, eccetera, e quindi la ringrazio ancora di cuore. Ecco, quindi queste sono le riflessioni. Poi ho tentato anche di sorridere mettendo qualche poesia in alcuni momenti dove la testa era più libera, si dava sfogo in qualche modo anche al sorriso. Invece poi ho voluto anche inserire uno spaccato di Colli e degli amici. Ho voluto dedicare qualcosa a Colli, a delle amiche a Colli che compivano gli anni e anche a degli amici che non sono qua, sono in giro, in Friuli, eccetera, che
in quel momento compivano degli anni, o degli anni di amicizia o gli anni proprio. Ecco, quindi questa è tutta la rappresentazione che non vuole essere, come dicevo prima, una rappresentazione, un libro di quelli che entrano nel circuito per le vendite. A me quello non interessa. A me interessa rimanere nell'ambito, scrivere per chi ha voglia di scrivere, per chi magari sente le stesse cose mie, ma sono tutte cose, le scritture sono rivolte verso chi soffre, verso chi ha bisogno, verso gli ultimi, verso quelli che magari sono stati meno fortunati di me, di noi, ecco, è indirizzata a quelli. Ho voluto fare questo sforzo, come ogni pubblicazione che ho fatto, e comunque il ricavato è stato sempre devoluto, l'ultimo era stato devoluto al rifacimento del santuario di Treviglio, precedenza, se non vado errato, ai terremotati di Arquata del Tronto. Marisa mi ricorda che ho fatto più donazioni alla ricerca sul cancro e all'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Quindi si fa quello che si può, nessuno ce lo impone, io non trovo nessun problema a scrivere, certo bisogna impegnarsi, e quindi quel tempo che ho a disposizione da pensionato penso di darlo volentieri a disposizione senza nulla in cambio. In cambio non mi interessa niente. Ecco, queste sono le motivazioni, le valutazioni del perché di queste poesie fatte anche in questo modo. Tutto qua. L'applauso è di merito, è d'obbligo in questo caso. Allora, veniamo al padrone di casa, che in questo caso è il parroco Don Vincenzo Frino. Ecco, c'è un filo che lega anche la parrocchia a questo libro. Don Vincenzo, illustraci anche quali poi saranno questi interventi dei quali parlava Giuseppe. Fa piacere tenere nella chiesa di San Leonardo, che è il cuore della nostra cittadina, questa presentazione del libro di Giuseppe, che sempre con amore, con cura, vuole essere presente non solo a Treviglio ma anche qui nella nostra amata Collia Volturno. I progetti sono quello di rifacimento della chiesa, della casa delle suore. Sappiamo che poi tra settembre in poi dovrebbero arrivare le suore qui a Collia Volturno, per cui la ristrutturazione completa del centro Caritas, che diventerà oratorio per tutte le fasce d'età, e questa è la spesa più grande che sosterremo nella parrocchia. E poi, con i soldi della Conferenza Episcopale Italiana, della CEI, riceveremo anche la ristrutturazione dell'ex asilo, che diventerà poi in futuro la casa delle suore, e così le suore faranno casa e lavoro, casa e putega, come diciamo noi in gergo dialettale. Mi ha fatto piacere leggere un po' il tutto. Ci sono alcune cose che mi piacciono molto di più, perché proprio a San Leonardo, a Marisa, auguri a Marisa, non so se visto che ci troviamo qua, l'ulivo, sotto l'ulivo, e ce n'è un'altra che adesso non ricordo il nome, Colli non merita questo, che mi hanno colpito molto di più e che poi ti inviterò alla fine di leggercele e anche di darci la motivazione che ti ha portato a scrivere queste belle poesie. Io ti ringrazio per essere qui a Colli e ti ringrazio di cuore, perché dai lustro al nostro paese ogni volta che scrivi qualcosa e ricordi sempre nel cuore Colli a Volturno. Sindaco, 9 anni di racconti, di poesie. Giuseppe ha raccontato le nostre tradizioni, il nostro territorio, e noi lo accogliamo sempre con grande partecipazione. Sì, è un piacere ogni anno ritrovarsi con Giuseppe per la presentazione di uno dei suoi volumi, dei suoi libri. Ormai Giuseppe ci ha abituato
a questo appuntamento, e devo dire che ormai è una tradizione che è consolidata. È molto bello assistere, vedere che ci sono ancora persone che hanno il coraggio di esternare i propri pensieri, i propri stati d'animo, i propri sentimenti, trasformandoli in questo caso in liriche che possono essere, come dicevi tu, a metrica molto, molto semplice, ma non è questo l'importante, non è la forma della lirica, ma è il contenuto, ma soprattutto è la testimonianza che noi apprendiamo e che attraverso un testo scritto rimane poi cristallizzata nel tempo, perché appunto uno dei problemi di questa nostra epoca è proprio la mancanza di testimonianze scritte, di documenti. Perché? Perché noi utilizziamo degli strumenti che sono strumenti tutti digitali, ma lo strumento digitale è anch'esso eterno, ma molto spesso sono volatili, perché per esempio i suoi pensieri che si affidano ai social network poi non hanno garanzia di essere conservati. Invece un libro, che sia in formato digitale, che sia in formato tradizionale, consegna in qualche modo un po' all'eternità il proprio contenuto. E quindi a Giuseppe va dato atto e merito di aver negli anni portato avanti questo lavoro di ricerca della tradizione, della cultura, del folklore popolare. Grazie a Giuseppe, con la collaborazione anche di tante persone che sono lontane da Colli, perché Giuseppe ogni tanto lancia degli spunti sui social network, siamo riusciti per esempio a ricostruire delle filastrocche del passato. Ci siamo divertiti anche durante il periodo di lockdown, perché Giuseppe dava uno spunto, diceva: io ricordo questa filastrocca, però mi manca qualche strofa, e poi ognuno indicava quello che ricordava, e alla fine si è riuscito a ricostruire un elemento della tradizione del passato che stava per essere completamente cancellato non dal tempo, ma dall'indifferenza, dal fatto che nessuno più si interessava a questi aspetti, a questi elementi che fanno parte della nostra tradizione. Infatti poi in ognuno di noi questi suoni, queste filastrocche, questi proverbi, queste vicende, questi episodi hanno fatto ricordare qualcosa che del passato riverberava dentro di noi. Questo ultimo volume è un volume un po' più impegnativo, perché è un volume di riflessioni, quindi è un volume di sentimenti, di stati d'animo, ed è questo molto importante, proprio perché testimonia il coraggio di esternare quello che si prova dentro, quello che si pensa, quelli che sono i sentimenti, anche quelli più ancestrali o più istintivi, no? Come il sentimento, per esempio, l'affetto, l'amore per la propria mamma. Mi ha colpito molto, sfogliando questo libro, il ritratto che ha fatto tua nuora di tua mamma. È stato un ritorno al passato nel rivedere così, fatto ad inchiostro, a china, l'immagine di tua mamma Manocuccia, che penso l'autrice del ritratto non ha mai conosciuto. L'ha conosciuta. E quindi in questo caso, come ecco, la famosa Colli non merita questo, e in tante altre tue composizioni, apprezziamo proprio il coraggio di essersi spogliati del pudore, di dire quello che si pensa, quello che si prova, di esternare e fare dei propri sentimenti un po' la bandiera che poi può diventare il faro per la vita quotidiana. Perché se noi viviamo senza ideali, viviamo senza valori, viviamo senza sentimenti, siamo degli automi. E quindi è questo che è proprio il sentimento che fa la differenza tra un automa, un controllore automatico, e un essere umano. Quindi queste occasioni sono anche il motivo, anche il momento per ricordarci che siamo degli esseri umani, e quindi che siamo fatti, oltre che di neuroni, anche di sentimenti, di passioni, e anche, perché no, di errori, però gli errori che ci devono poi guidare per migliorarci nel futuro. E quindi tutto questo patrimonio immateriale che tu stai costruendo negli anni sarà una dote che consegneremo a noi stessi, ma soprattutto al futuro. Quindi grazie per il tuo impegno, ti apprezziamo molto, grazie per averci anche coinvolto
durante tutto l'anno, no, attraverso i social network, perché tu fai questo lavoro attraverso i social network e poi lo cristallizzi in queste pubblicazioni. Ti sproniamo a continuare e naturalmente apprezziamo molto anche le finalità, perché Giuseppe ogni volta a proprie spese pubblica questi volumi e poi il ricavato viene destinato ad un'opera di bene, a beneficenza, o in questo caso insomma ci ha spiegato, però sempre per fini sociali, sempre per fini caritatevoli. Quindi veramente grazie di cuore, andiamo avanti e speriamo che sul tuo esempio molte altre persone si attiveranno per ricercare queste tradizioni, ma soprattutto per riscoprire l'emozione e il sentimento che c'è in ognuno di noi e che poi si concretizza anche nell'amore per la propria terra, per il paese in cui si è nato, che penso nessuno potrà mai dimenticare, come nel caso tuo, perché tu sei di Treviglio, sei una persona molto impegnata a Treviglio, in parrocchia, nella vita sociale, nella vita politica anche di Treviglio, però poi prima di tutto viene Colli, il tuo paese, che è sempre nel tuo cuore e anche nel nostro cuore, che insomma lo viviamo qui tutti i giorni. Però l'affetto, l'amore che ha chi come Giuseppe vive fuori da Colli, dal nostro paese, deve essere d'esempio per tutti noi, che forse spesso siamo portati piuttosto a denigrare anche strumentalmente, piuttosto che appunto ad essere orgogliosi di appartenere a questa terra. Quindi anche di questo ti ringraziamo, anche di questa testimonianza ti saremo sempre grati. Grazie Giuseppe. Giuseppe, mi richiedeva un attimo il microfono l'autore, poi andiamo avanti. Ringrazio Emilio, però credo che Colli esprima diversi che scrivono. Credo che uno degli impegni futuri dovrà essere comunque una settimana della cultura fatta all'interno dei vari rioni. E credo che sia importante. Noi avevamo tentato un paio di anni fa e ci è andata buca, però credo che valorizzare queste possibilità dà onore, lustro e attira comunque gente. Credo che prossimamente bisognerà comunque mettersi in moto per pensare anche a questa settimana della cultura. Allora, io vi ricordo intanto che poi alla fine della presentazione, come al solito, si potrà ritirare la copia del libro su offerta a base volontaria. Io cederei la parola a Marisa Ranieri. C'è anche una bella amicizia, una collaborazione per quanto riguarda il teatro, quindi tu sei qui anche in rappresentanza come del gruppo Made in Colli, poi hai preparato il tuo discorso da dedicare a Giuseppe. Dobbiamo fare il cambio del microfono, credo. Ah, ok. Così? Prima di tutto buonasera a tutti e grazie di essere qui. Grazie all'amico Giuseppe Dacchioli, che mi ha invitata, forse indegnamente, alla presentazione del suo nuovo libro, Riflessioni. Come sempre, con grande interesse, appena me lo ha consegnato, l'ho letto tutto d'un fiato. Ho cercato di capire cosa ci fosse in comune tra lui e me e tutti noi che abbiamo vissuto e sotto certi versi ancora stiamo vivendo questo triste momento della nostra vita e del mondo intero a causa di questa maledetta pandemia. Riflessioni, ossia quel pensiero attento, sospeso nell'infinito, quanto basta per infondere nel cuore l'emozione dell'attimo vissuto. Ed anche io, come lui, come molti, ho riflettuto. Ho girato lo sguardo dal quotidiano, da ciò che ormai sta diventando una consuetudine,
e tra le righe dei suoi versi senza rima. Ho colto il dolore per chi non c'è più, per chi è mancata la stretta forte dell'abbraccio di un nipote o quella debole di un nonno o di un genitore. Ho colto il dolore della solitudine di chi in quei giorni sospesi, dove anche le cose più futili sono diventate improvvisamente importanti, e spesso, quando regna il silenzio, ecco riapparire le immagini della tua vita, dei bei momenti in famiglia, degli amici che chiacchierano sotto l'ulivo della piazza, dove anche tu passavi le giornate e parlavi di caccia e di raccolta delle olive, del tuo paesello, sempre in lotta l'uno contro l'altro, simpaticamente, a volte dolorosamente, di tua madre, sempre presente nei tuoi libri, questa volta anche con un bellissimo ritratto fatto dalla tua amata nuora, di tua moglie, dei tuoi amici, che da lontano hai ricordato nei giorni importanti, come nei compleanni. Vedi la poesia dedicata a Siriana e quella dedicata anche a me, grazie Giuseppe. E poi Bergamo, che per i tristi fatti accaduti ha mietuto vittime e patito sofferenze. E chi dimentica? Chi può dimenticare? Riflessioni. A te che hai colli nel cuore, a te che basta chiudere gli occhi per percorrere metro dopo metro le strade e il volto delle persone. A te, caro Giuseppe, amico mio, dico grazie per queste riflessioni e invito tutti a leggere questo libro in silenzio, ad assaporare le sue emozioni crudeli e a tratti malinconiche, e a raccogliere l'invito di Giuseppe, che è quasi un inno: siamo un popolo forte e avvezzo alle traversie, ma insieme ce la faremo. L'ora d'aria, questa è la poesia che più mi è piaciuta a Giuseppe. Il tempo non lo conto più. Giorni amorfi si susseguono uguali, ripetitivi e cinici. Come un automa mi trascino, stesse operazioni a memoria, ripetute con lo stesso risultato. Nella mia casa sono libero, ma imprigionato dal male. Sono come un animale che ha bisogno di evasione. Vorrei essere un detenuto per avere almeno l'ora d'aria. Ho voglia di respirare, di correre a più non posso. Devo vuotare la mente, alleggerire pensieri, resettare la membra e ripristinare la direzione. Grazie. Allora, prima del momento delle richieste, anche Don Vincenzo aveva un paio di richieste. Io vorrei chiedere a Giuseppe: Giuseppe, siamo arrivati a quota 9, che ci aspettiamo per l'anno prossimo? Non lo so, ne ho tante di cose, però come dicevo prima, devono maturare dall'interno. Se non matura niente, anche se è pronto qualcosa, non lo pubblico. Sarà banale, ma è così. Deve essere una cosa che matura piano piano e poi parte. Comunque c'è dell'altra roba, non ci sono problemi. Da qualche commedia a un'autobiografia molto lunga e altre cose, insomma, ci sono. Don Vincenzo, le richieste che volevi fare a Giuseppe per la lettura?
Io ritengo che sia opportuno, visto che ci siamo a San Leonardo, quella che è scritto su Piazza San Leonardo. Il numero, eh? Pagina 72. Ecco. Piazza San Leonardo. Un silenzio che intriga, una tranquillità di pace, con le stelle a vegliare sulla piazza assonnata. La chiesa che guarda quei palazzi vetusti che di feste e comizi di colli han fatto la storia. I lampioni ormai stanchi, con la luce riflessa, disegnano un bagliore di un mondo di fiabe. E io che fantastico su questa inerme bellezza, rimpiango i momenti da ragazzo vissuti. Mica ce n'era un'altra? L'altra successiva, di nuovo nella piazza. E questa è più complicata. L'ulivo nella piazza, praticamente quello in fondo. Sotto il secolare Aurina Ulivo, posto nella centrale piazza, luogo di ritrovo idoneo e vicino per i tanti che con baldanza, seduto a fianco, rilassati o arrabbiati, raccontano tante storie gli interessati. Passando per caso una mattina, accolto da un alito e una carezza, sento sussurrare una vocina che chiedeva con dolcezza di fermarmi e con me dialogare, stufo di tante chiacchiere ascoltate. Era l'ulivo che quasi si piegava, forse in segno di riconoscenza, per me che scrivo con sagacia strofe e rime con coerenza. L'invito non ho potuto rifiutare, tale il garbo era da ascoltare. Vedi, dove sono io adesso? Una volta c'era un grande leccio. Una notte, senza alcun permesso, lo tolsero e ci fu un chiacchiericcio. Non avevano più dove sostare, dove sedersi, riposarsi e raccontare. I politici nel tempo hanno rimediato, prendendo me ulivo secolare, piantandomi per bene nel selciato, creando anche un muretto circolare, ricostruendo come allora, così pare, un bel luogo dove poter sostare. Oggi, con la scusa della pandemia che bisogna distanziarsi per le norme, vengono a tutte le ore qui a casa mia, tutti a borbottare, a me stufa e rompe. La stessa musica e cose molto futili, caccia, politica, sport, tutti quasi inutili. Lo dico a te, che di colli hai i natali, che ti piace parlare, ascoltare e scrivere, rimembrare storie anche personali, che il dialetto non vuoi far morire, scrivi qualcosa su di me che soffro, dicendo a questa gente di cambiare. Di a questa gente di impegnarsi. Ci sono tanti campi inesplorati, poi non è che devono vergognarsi, donar del tempo non si è dannati. Ho capito, ho detto a quest'ulivo, sarò tuo prestanome per farti giulivo. Ti saluto, amico mio secolare, ti prometto di scrivere una poesia. Adesso devo andare e rientrare al paese che mi ha accolto con maestria. Ti penserò per le cose che mi hai chiesto, tornerò ancora da te e al più presto. Il sindaco. Allora, sì, intanto veramente grazie pure per aver ricordato la tradizione del leccio. Così, per dovere di cronaca, ricordiamo che questo ulivo è stato impiantato in piazza il 7 dicembre 2006, Marisa c'era e ha sostituito il vecchio leccio che da tanti anni era stato tagliato, era stato reciso.
siccome ci troviamo qui in un luogo simbolico per Colli, per la nostra comunità, in cui i nostri genitori, i nostri antenati hanno vissuto intensamente ma anche autenticamente la loro fede, è bello se tu ci sarebbe bello se tu ci leggessi la poesia dedicata a tua madre. Penso che insomma in questo posto è l'omaggio che la facciamo leggere a Marisa. La pagina. La pagina è 70. Mamma mia, sono diverse notti che sogno mamma. Penso che la ricordate, domenica a Baccalà, quella che aveva sposato Domenico Antonio Martino. Non mi era mai accaduto così spesso come adesso. Può sembrare quasi una cosa normale, ma questa volta non è stato come le altre volte. Stavolta si è fermata a parlare con me, senza fretta. Una cosa così vera che ancora adesso che la racconto non posso crederci e mi sembra tutta una finta. Lei, con quella bocca piena di quel solito sorriso che gli faceva il segno in faccia come i fossati, con quella espressione come quando stava in vita, mi faceva sempre le stesse mosse, le stesse cose. Mi accarezzava, mi passava in testa le dita della mano, le passava tra i capelli per tutta la testa. Godeva e non si saziava mai di guardarmi. L'ho pure toccata e tastata sulle braccia. Volevo vedere se fosse di carne ed ossa, se era viva, oppure se come le altre volte era una mia allucinazione. Per una persona che ti ha dato tutto e che non puoi dimenticare. Voi non mi credete, l'avevo anche pizzicata. E lei immediatamente, per tutta risposta, mi ha detto: Giuseppe, sei forse diventato matto? Sei impazzito? Che ti è preso? Lo sai che mi hai fatto proprio male? Hai toccato la carne molle, ma non devi farlo più. Sono scherzi che non accetto. Era tutto vero. Mamma era viva e stava vicino a me. Allora, facendomi coraggio, gli ho detto: Mamma, mamma mia, come stai? Che sorpresa che mi hai fatto. Adesso tu prepari la valigia e vieni a stare a casa mia. E lei per risposta: Giuseppe, dove sto? Sto bene. Non servono medici e medicine e non devi lavorare. Ed il giorno facciamo certe belle passeggiate. Non abbiamo bisogno di niente, stiamo sempre in pace. Non c'è bisogno di chiamare in aiuto i figli o le nuore e io non voglio essere d'impiccio per nessuno. Sto bene dove sto. Tenevo solo questa voglia di rivederti e perciò mi hanno dato il permesso. Adesso che mi sono saziata di te, me ne posso andare. Avevo allungato un braccio per fermarla, ma lei non c'era più. L'unica cosa che non sono riuscita a dirgli, uscita dal suo cuore, è stata questa: ti voglio tanto bene. E dagli occhi mi è scesa una lacrima.
Ecco Giuseppe, ti abbiamo fatto crollare alla fine, no, non assolutamente. Allora, prima di chiudere facciamo un ringraziamento a tutti i presenti, visto che ogni anno noi siamo qui con te per questi momenti di cultura e culturali che, come diceva anche il sindaco, come diceva Marisa, come diceva Don Vincenzo. Ah, sì. Come diceva anche Don Vincenzo, sei un rianimatore del nostro territorio e della nostra tradizione. Aspetta, prima. Vai, vai. Smorziamo un pochino quest'attimo di emozioni e riflettiamo, continuiamo a riflettere. Pagina 59, buia è la notte. È difficile prendere sonno, la mente è polarizzata nel vuoto, distratta, vaga, inconsciamente. Ho imparato a leggere il soffitto come una tela di gran pittore, dipinta nella sua astinenza. Ascolto il respiro dei muri, il silenzio che inquieta, la notte che ispira i fantasmi. Non si cede allo sconforto, anche se il corpo singhiozza come un motore che stenta. È buia, è lunga la notte, pensieri e mostri che divorano certezze. Siamo un popolo forte, avvezzo alle traversie, ma insieme ce la faremo. E questo è l'augurio di tutti noi. Le conclusioni a te. Allora, intanto vi ringrazio perché con la vostra presenza, oltre a avermi onorato, mi date la possibilità ancora di continuare. La seconda cosa è che in qualche recensione che hanno fatto su questo, su questa mia pubblicazione, hanno scritto che il contenuto è come una composta di marmellata squisita. Cioè, vale a dire che c'è di tutto e di più, ma forse tutto è tutto buono. E questo mi fa enormemente piacere. Per quanto riguarda la questione di rivitalizzare Colli, io, al di fuori della politica, al di fuori di tutto, quello che faccio, credo che lo faccio con lo spirito di unione, di coesione, perché un paese senza coesione significa che non va da nessuna parte, si ferma. Quando in famiglia si litiga non si produce più, ci sono le divisioni. E questo è lo sforzo che io faccio con tanta tranquillità, al di là delle proprie appartenenze religiose, politiche, cioè, al di sopra di tutto. E questo nel libro c'è, si chiede un impegno a superare, e quando io chiedevo prima di impegnarsi per una settimana della cultura, perché intorno alla cultura non ci sono le divisioni, si può rincominciare, e Colli ha bisogno di rincominciare con un passo diverso, in un clima di fratellanza, di unione, anche di sopportazione, che spesso non ci si sopporta più. È banale quello che dico, però penso che sia la verità, perché spesso ho provato anch'io a sentire, poi io sono un lupo vecchio, navigato, ci passo sopra, se trovo il momento discuto, affronto, se non lo trovo, fa niente, però il mio impegno è quello là, e chiedo anche agli altri di impegnarsi su questa questione. Pertanto io vi ringrazio, il vostro contributo di offerta, come ho detto prima, andrà per la Caritas di Colli e la Caritas di Treviglio, e io prego.
Sì, anche se devo fare un'altra presentazione, poi vediamo. Comunque io vi ringrazio della vostra attenzione e della lungaggine che abbiamo avuto. Grazie. I libri si possono ritirare qui da Giuseppe con un'offerta, lui vi firmerà anche come sempre, e vi auguriamo buona serata. Grazie.